Siamo qui col procuratore Giancarlo Caselli che questa mattina ha presentato un interessante dizionario sulle mafie in Italia e vogliamo chiedergli insomma cosa pensa di questo libro. Penso quello che ci hanno insegnato Falcone e Borsellino. Di mafia bisogna parlare perché è un mondo sconosciuto, misterioso, grigio, in quanto tale pericoloso perché può, se non conosciuto, se non decifrato, meglio, peggio in verità, condizionare la nostra vita pubblica, politica, economica, sociale. Un dizionario enciclopedico come questo è utilissimo perché si colloca in una fascia di alta divulgazione. Divulgazione vuol dire opera accessibile a tutti, anche ai non specialisti, ma alta divulgazione, cioè scientificamente sempre di alto appunto livello, un contributo esattamente rispondente ad una conoscenza approfondita, seria di questi problemi, senza banalizzazioni, senza semplificazioni, senza quelle storture che in particolare alcuni originali televisivi ci costringono a subire, di modelli negativi, perversi, che vengono sublimati, presentati come qualcosa a cui addirittura ispirarsi, con dei condizionamenti pessimi per quanto riguarda i giovani, la loro percezione della realtà. Questo dizionario, fatto con molta cura, con molte voci, offre degli strumenti di conoscenza maggiori, di cui ne abbiamo veramente tanto tanto bisogno, e io mi permetto sempre di dire che bisogna che una E, che oggi è di congiunzione conoscenza e responsabilità, deve diventare verbo, perché responsabilità è conoscenza, conoscenza è responsabilità, è verbo. Abbiamo bisogno di conoscere per essere persone più responsabili. Questo dizionario sul tema delle mafie offre uno strumento unico, 4.500 voci, più alcuni approfondimenti seri, con un grande lavoro di circa 2 anni, nel nome di chi l'aveva ideato, che era un grande giornalista, Roberto Morioni, che non c'è più, ma oggi al Salone del Libro di Torino, beh, io devo dire, l'abbiamo sentito vivo Roberto Morione, perché era il suo sogno e noi l'abbiamo reso vivo in una sala strapiena di gente che ha saputo cogliere la profondità di questo messaggio. Ma secondo lei oggi di mafia si parla poco oppure se ne parla, come stava dicendo lei, male? Se ne parla pochissimo e quel poco in una maniera molto, come dire, limitata. Il limite è quello della mafia concepita pressoché esclusivamente come problema di ordine pubblico, cioè se ammazzano o c'è il grande processo allora se ne parla perché non se ne può fare a meno, se invece non ammazzano, non fanno essi stessi notizia, non ce ne occupiamo, ma in questo modo sbagliamo, perché la mafia non è soltanto sangue che scorre per le strade e le piazze, la mafia è anche un sistema di potere che cresce, si radica, si espande, soprattutto approfittando dei coni d'ombra, della disattenzione nei confronti di quello che sta accadendo. E questo sistema di potere condiziona pesantemente la qualità della nostra democrazia. Non occuparsene o occuparsene male è, senza esagerazione, suicida.